Salve a tutti ragazzi, io sono Bolt Player e benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono ritornato su Roblox insieme al mio amico Anonimo. Oggi giocheremo a Roblox Doors insieme. Ho già portato questa modalità da solo un po' di tempo fa. Adesso c'è anche Anonimo con me. Dai, dobbiamo fare tutto bene. Ok, sta per... Ah, ok, già fatto. Bene, dobbiamo farcela. Ma perché abbiamo... Anzi, tu. Cioè, non lo so io perché non mi posso vedere. Però hai le braccia dislocate. Vabbè, non importa. Ok, ricordo questa stanza che la chiave dovrebbe essere proprio qui dentro. Da quello che ricordo io. Sì, sì, dovrebbe essere qua appunto. Eccola. Adesso... Presumo che tu sei dietro di me. Dobbiamo aprire questa porta. Sì. Ah, eccoti, infatti. Bene. Apriti. Ah, devo... Perché non si apre? Ah, devo tenere premuto, ok. Bene. Oh no. Devo ammettere che ho un po' di paura, eh. Come l'ultima volta che ho giocato questa mappa. Modalità, come si chiama in realtà. Ok. Bene. Qui non c'è niente in realtà da fare, quindi possiamo proseguire. Dobbiamo anche frugare un po' nei cassetti se li troviamo. Perché così almeno possiamo trovare degli oggetti. In realtà anche i soldi perché ci possono aiutare. Magari possiamo comprare delle torce, per esempio, all'inizio partita. Strumenti che ci possono servire in realtà. Ok. Qui ci sono dei cassetti. Niente. Sì. Perché non riesco ad aprire gli altri? Che soldi. Ah, ma io... Ah, ok, era l'ultimo quello, ok. Bene, non c'è più niente. Qui ci sono altri soldi in realtà. Oh no. Che ansia, sinceramente. Veramente ho troppa ansia. Non so se ce la farò... Cioè, ovviamente ce la farò. Speriamo che riusciamo almeno arrivare in un buon punto, perché sinceramente non ricordo a quale porta io ero arrivato. Però spero di proseguire molto, in realtà. In effetti siamo in due questa volta. Potremmo farcela ad arrivare a un buon punto, in realtà. Quindi proseguiamo. Qui bisogna trovare una leva, da quello che ricordo, per aprire questa porta qui. Questo cancello. Quindi dobbiamo dividerci per trovare la leva. Qui mi sa non c'è niente. Forse qua dentro, ma non ne sono sicuro in realtà, perché non lo so se cambiano le posizioni, ma credo di sì. Vado a vedere là, perché dove stai andando tu, Anonimo, non c'è niente, quindi mi sa che è inutile che continui. Sì, infatti ho trovato qui la leva. Possiamo andare? Ho già fatto. Esci da questa stanza, possiamo proseguire. La porta dovrebbe essersi aperta. Quindi andiamo a vedere... Sì, infatti, il cancello si è aperto. Andiamo. Bene, siamo già arrivati alla porta 7. Oh, qui c'è molto, parecchie cose ci sono. Non si può passare da qui. Quindi presumo che bisogna andare da questa parte? Credo, ma non ne sono sicuro. Qui le porte non si aprono però. Ma ci sono anche alcune porte bloccate. Però queste qua libere non si aprono neanche. E dobbiamo fare qualcosa per caso? Ma non credo. Cioè, non ricordo una cosa del genere. Forse c'è una porta che non stiamo vedendo. O magari dobbiamo trovare un martello per togliere qua queste assi, ma non credo. Ah, ma lì c'è una porta. Ok, bene. Oh. Dobbiamo farcela. Vediamo che cosa c'è qui di... Ma queste lettere non si possono prendere, no, no. Soldi, che possono essere ovviamente utili. Lì c'è... Ci sono delle scale. Ah no, c'è una porta chiusa, ok. Proseguiamo per di qui. Bene, qua non c'è un granché in realtà. Qui ci sono carte che non si possono prendere. Tu stai già proseguendo, ok, quindi vengo dietro te. Perché non dobbiamo separarci. Qua i rumori sono forti, non so se arriva Sig o se è il temporale. Quindi direi di proseguire, che non possiamo neanche nasconderci qua. Ok, qui sì. Bene, però io sento dei rumori. Devo essere onesto. Per sicurezza mi nascondo. Ma no, mi sa che è solo il temporale in realtà, eh. Non c'è niente da preoccuparsi. Infatti io uscirò adesso. Non so... Ah, ti sei nascosto pure tu, ok. Bene, proseguiamo. Qua è porta 12. Apriti. Stava laggando. Come al solito in realtà. Sì. Andiamo da questa parte. Tanto là non c'è da fare niente. Qui ci sono di nuovo delle porte che non si aprono. Di sicuro non si apriranno queste, vero? O sì, non lo so.
Questa non si apre. Ah, ma abbiamo bisogno di una chiave. Può essere che queste porte invece si aprano rispetto a quelle di prima, eh? Però prima controlliamo nei cassetti per sicurezza, secondo me. Quindi... No, no, non c'è proprio niente qua dentro. Ah, qui c'è una porta aperta in realtà. Controlliamo. Qui non c'è niente. Qui... Ci si può nascondere sotto il letto volendo, eh? Utile. Non l'ho neanche fatta apposta. Però... Ok, di nuovo! Ma perché? Sto schiacciando il pulsante sbagliato? Ma cosa? Ah, sì, esce il pulsante vicino al letto, quindi bisogna fare attenzione. Ok, qui non c'è niente. Non so se tu stai avendo fortuna trovando gli oggetti, la chiave in realtà. Io non sto... presumo niente, ok. Vai a cercare nella tua stanza, io trovo qua. Cerco qua. No, non c'è niente. Ah, no. Ah, sei entrato insieme a me. Però niente, no. Dimmi se trovi qualcosa. Dai, confidiamo in te, anonimo. Forza, forza. Non hai trovato niente, bene. Questa stanza è diversa dalle altre, è più blu. Qua ci sono dei cassetti, ma vediamo se c'è qualcosa, sperando. No, qui non c'è niente. Mi sa che abbiamo fatto un altro buco nell'acqua. Di nuovo. Ah, ma perché... Vabbè. Sei andato sotto il letto? Vediamo qui. Ok, la chiave è qui. Volendo possiamo già prenderla, possiamo proseguire. Ah, ok, l'hai presa anche tu, bene. Possiamo aprire, ok, stiamo andando bene. Quindi usiamo, tenendo premuto. Oh no, qui ci sono un sacco di posti dove nascondersi. Perché ci sarà un mostro per caso? Io mi nascondo. No, perché sono uscito? No, sto sentendo suoni, sto... vabbè, certo. Ovvio. Certo, ero uscito, poi stavo entrando là dentro, però eri entrato già tu, quindi non potevo entrarci anch'io. Sto avendo problemi con Rush, ma chi è? Vabbè. Comunque, non importa, prosegui tu, io ti vedo da qui, c'è anche il mio corpo, ma dai. Comunque anonimo, possiamo vederti, quindi fai quello che c'è da fare. Vai. Oh, attento a quello là. No, non ti preoccupare, puoi entrare. Senti, ora ti do un consiglio. Per proseguire con quel mostro devi proseguire sempre per... No, dai, non scappare. Oi, anonimo. Per favore, ecco qua. Ben ti sta. Ecco cosa ti succede quando non mi ascolti. Ora, torna indietro. Per favore, ok, bravo. Ora, devi andare sempre in quella stanza. Però non devi vedere quel mostro in faccia. Non lo devi guardare. Devi proseguire con la testa abbassata, o magari girati, però sempre proseguendo dritto. Ce la fai? Dai, fidati di me. Ok, bravo. Ora, non lo... così, vai. Vai così. Non lo devi guardare. Vai. Ecco che non ti fa niente, visto? Bene, ora puoi proseguire. Vai, tranquillo. Non penso che qui succeda qualcosa. Cioè, in realtà si può succedere, però se ti sbrighi magari. Di, non lo so se... Ah, boh. Vai, vai tu. Io non ti dico niente. Così almeno se sbagli è colpa tua. Ovvio, no? Ma perché ti stai bloccando? Anonimo sta avendo problemi. Ok, bravo. Sì, frugali, magari vedendo se c'è qualcosa che può essere d'aiuto. Ma a questo punto non credo. Anche se si possono trovare torce. Da quello che ricordo, sì, una cosa del genere. Ma boh, non lo so. Bene, ora prosegui. Vai, concentrati e prosegui. Sinceramente sto sentendo suoni io. Meglio che ti nascondi. Nasconditi. Vabbè, certo, hai perso anche tu questa volta. Va bene. Ok ragazzi, ci stiamo provando di nuovo. Anonimo ha anche comprato il grimaldello, quindi non lo so, sarà più facile? Non lo so, vedremo. Questa volta ce la dobbiamo fare, amico mio. Non dovremo avere paura di niente. Quindi rifacciamo tutto, ovviamente, senza esitare. Quindi prendiamo di nuovo questa chiave. Subito, spediti. Tanto ormai la maggior parte delle cose le sappiamo adesso, quindi... Apriamo questa porta, bene. Qui, tutto a posto. Ma secondo me è meglio non fugare nei cassetti. Che poi lo sto facendo, però... Meglio andare spediti. Così almeno facciamo un bel po' di cose, tanto... Boh, non so. Meglio fare così, secondo me, dai. Qui ovviamente le stanze cambiano, che è anche bello così, in realtà. Così possiamo vedere pure cose che non abbiamo ancora visto, magari... Però le stanze dove c'è molta pioggia, dove si sente molta pioggia, non sono proprio il massimo, perché magari mi confondo
E non mi nascondo pensando che non è sick. E magari è sick. Vabbè, non importa. Quindi proseguiamo sempre spediti. Sei dietro di me, vero? Spero di sì. Per favore, fammi evitare di girarmi. Spero che sei dietro di me. Oh no. Qui è tutto pauroso. Che sei dietro di me, meno male. Proseguiamo da questa parte. Che poi sono le uniche parti dove possiamo proseguire in realtà. Io non mi sto fermando, sa? Per prendere gli oggetti. Se li vuoi prendere tu, prendili. Però io non mi fermerò. Qui ci sono due porte da prendere. Quale prendiamo? No, questa no, è buia. Ciao, me ne vado. Vado da questa parte. Sperando che sia quella giusta. No, mi sa di no, però c'è... Ci sono un sacco di cassetti. Se ti togli, magari. Ma mi sa che non c'è niente. No, non c'è niente. Ok, possiamo... Oh no, è per forza quella la stanza giusta. Quindi dobbiamo proseguire per forza da qui. D'accordo, non si vede niente, non si vede niente. No, ho capito, dobbiamo trovare la leva di nuovo. D'accordo, però non si vedrà niente, quindi penso che farò un piccolo taglio a questo punto. Perché sì, non si vede niente appunto. Ok, Anonimo ha trovato la leva. Meno male che c'era lui. Quindi possiamo proseguire. Da questa parte. Bene. Oh no. Avevo visto qualcosa per un istante, però erano i tuoi capelli. Qui sta laggando veramente un sacco. Io mi nascondo in realtà perché sento cose paurose. Sì, ho fatto bene. Era Rush. Meno male che mi sono nascosto. Ok, proseguiamo da questa parte. Penso che sia questa la strada giusta, vero? No? Non si vede niente, mi sto confondendo. Anonimo, aiutami tu per favore. Non riesco a trovare la strada dove si prosegue. Bravo, Bolt. Ok, da questa parte. Perché poi è tutto blu qua? Però mi sa che quando ci sono le luci blu è perché stiamo andando nella direzione giusta. Ah no, ok. Anonimo è venuto a prendermi perché non stavo trovando niente. Non stavo trovando la strada. Sì, ho letto qui. Ok, sto arrivando da te. Qui dobbiamo trovare di nuovo la chiave, vero? Oh no, che seccatura. Penso che farò un taglio per accelerare le cose. Ok. Oh no, ho sbagliato. La stanza blu. Quindi penso che dovrebbe esserci qui una chiave. Magari nell'ultimo cassetto, se riesco ad aprirlo. Ok, sì, eccola qui. Ormai sto imparando questo gioco. L'ho trovata io la chiave, è inutile che entri là dentro. Quindi seguimi e proseguiamo. Teniamo premuto. Ecco fatto. Ovviamente le stanze buie non possono mancare in questo gioco. Proprio non è perfetto. Assolutamente non è perfetto. Oh no. Ok, no no no, niente niente. Però perché mi sono nascosto. Ma d'accordo, non vedo niente. Meno male che c'è stato quel lampo. Ho potuto vedere questa porta. Bene, però non lo so. Ma mi sa che è solo pioggia. È inutile che mi sono nascosto appunto. Andiamo. Che quanta ansia in realtà. Una nuova stanza. Questa mi ricordo, sì, appunto, dobbiamo trovare... Cioè, dobbiamo mettere i quadri al posto giusto. Quindi, prendo questo. Dove è finito il mio quadro? Perché... Vabbè, non facciamoci domande. Questo dovremmo andare, sì, lì. Bene. Ecco fatto. Perché l'ho ripreso? Ma che sta succedendo? Ok, dovrebbe essersi aperta la porta. Ok, questa qui, appunto. Questa stanza è davvero... lunga, oh no. Sbrighiamoci prima che succeda qualcosa, perché sì. Dai. Stanza 19. Ok, proseguiamo. Stanza 20. Sento suoni. Sento suoni. Ok, lì c'è quello là che non ricordo il nome in realtà. Però non dobbiamo vederlo. Oh no, c'è il suono di lui, di Rush. No, per favore. Non l'ho sentito in tempo, però l'ho sentito solo per un istante. Oh no. Grazie mille. No, basta, io mi arrendo. Sì, certo. Basta, Anonimo, arrendiamoci, per favore. Io non ne posso più. Bene, usciamo. Ok, per questo video è tutto. Iscrivetevi, mettete like, condividete il video e commentate. E da Bolt Player Anonimo è tutto, ci vediamo al prossimo video. Ciao!